Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siamo insieme stasera, insieme a Sara, e lo siamo nel giorno in cui ricordiamo una sua nascita. Per me che sono credente è così, la sua nascita al cielo. Certo, avremmo voluto che la nascita che c'è stata qui sulla terra durasse molto, ma molto, molto tempo. E visto che era la più piccola di noi, ci avesse avuto a guardare tutti quanti noi nascere in cielo, e poi lei. Ma la più piccola se n'è andata prima. E noi, certo, in un giorno come questo, proprio perché Maria Luisa, perché Alessandro, perché tutti quanti voi, insieme ai fratelli, agli amici, alla nonna, alle nonne, vogliamo ricordare questo giorno come un giorno significativo, siamo qui a fare i conti con la sua diversa presenza. Facevo questa considerazione stamattina quando, nel fare la meditazione, pensavo anche a quello che avremmo potuto condividere stasera. Non so se ci avete fatto caso, però la più piccola di noi ci ha chiamato alla sua cattedra in tutti questi anni. La più piccola si è messa ad insegnarci, a raccontarci, a parlare. Generalmente i più piccoli stanno in ascolto, devono imparare, perché devono crescere. E invece lei, piccola piccola, benché la prova della vita suprema che ha dovuto ricevere, è salita lei in cattedra. E giorno dopo giorno provoca i nostri pensieri, il nostro cuore, le nostre riflessioni. E chi di noi può dire che l'insegnamento che da lei abbiamo ricevuto in questi anni non ci sta provocando? Chi di noi, in qualsiasi modo stia leggendo, ascoltando la sua storia, la sua avventura, a tutti i livelli, a ogni età, non si senta provocato dal suo insegnamento? Parla Sara come parla. Certo, avremmo voluto che parlasse ancora una volta, lo ripeto, per lungo tempo, e restasse a parlare oltre la nostra partenza. Eppure le sue parole sono diventate di una significanza fortissima. E probabilmente in questo sta la sua missione. È iscritta la sua missione. Tu puoi essere credente o non credente, ma sai che da quel momento, comunque sia, ha lasciato un segno. E lascia un segno, è una missione. Comunque la vedi, perché da quell'avvenimento, da quella storia, dalla storia di questa piccola donna, tu fai in qualche maniera i conti con la tua storia. La leggi, ti leggi, l'ascolti, ti ascolti. Provocato da quell'assurdo, ti rende quell'assurdo capace di ragionare di vita in maniera diversa, comunque e in ogni caso.
la cattedra. E chi ha ascoltato quelle parole sta crescendo, in un modo o in un altro. Comunque sta ragionando della sua vita in maniera diversa. Perché non puoi non fare i conti. Siete tanti voi ragazzi che vi ho visto crescere pure voi. Voi pensate in questo tempo, no? Così strano che stiamo vivendo, dove sembra che tutti stiamo vivendo un film di fantascienza, non la realtà, che forse è come se ci guardassimo dal di fuori, come se fosse una scena rappresentata da un film. Invece ci siamo completamente dentro, completamente dentro. Con l'inevitabilità di fare i conti con il rischio che qualcuno in qualche maniera ha già visitato nella propria carne, che altri, quelli che io ascolto tutti i giorni, e ne sono tanti, lo stanno vivendo in maniera terribile, con altri ancora che non ce l'hanno fatto. Solo nella nostra parrocchia ho dovuto celebrare questo mese 10 funerali di ammalati di Covid, 10, solo qui. Benché il presidente De Luca dica ancora oggi che tutto va bene, che non ci sono problemi. E come io stavo dicendo in questo momento, in una barca che è agitata dal mare, quando la barca è agitata dal mare, i marinai, che la possono pensare in maniera diversa rispetto alla rotta, dopo pensano alla rotta, durante la barca sconquassata, dice speriamo che non affondiamo, e ognuno deve fare il proprio lavoro. Che sia sindaco, presidente della regione, che sia padre di famiglia, madre, presidente del governo, chiunque sia. Un tempo così strano, quello che stiamo vivendo. E Sara pure stasera sta parlando e ci dice, voi state pensando a me giustamente, chiedendovi perché me ne sono andato prima. E io sto pensando a voi e dico, visto e considerato che di me vi chiedete e chiedendomi avreste voluto che fossi rimasto più tempo, perché non lottate tutti più insieme per restare più tempo insieme, per migliorare questo tempo e renderlo non così forte di morte, di dolore, di sofferenza? Come insegna, come parla, quanto è importante la cattedra di Sara. Sara, la vogliamo intitolare la cattedra Naposole, chiamiamola come vogliamo. Vogliamo chiamarla la cattedra della primavera dei colori, facciamola. Io so per certo che queste esperienze, questa esperienza di questa piccola donna mi segnano e tracciano nel mio cuore un percorso che il tempo non colma, anzi potenzia, e mi fa dire oggi ci sarà una ragione che io sono restato vivo e resto vivo. E se c'è una ragione, in memoria di tutti quelli che ci hanno preceduto, di Sara stasera, dovremmo essere all'altezza del compito che abbiamo ricevuto. Ecco perché preghiamo per lei, che non ne ha bisogno, ma preghiamo lei, perché noi ne abbiamo bisogno, di essere davvero capaci della vita che ci è stata data in dono. E io qui pubblicamente voglio ringraziare Alessandro e Maria Luisa. Eh sì, vi devo ringraziare perché la vostra non è una lotta e non è stata una lotta facile, ma io sono ammirato dalla vostra dignità. Sono ammirato, lo dico come fratello, come amico, quindi voi lo sapete. Conosco il vostro dolore insieme ai vostri due ragazzi, conosco quante domande più di me vi fate, ma capisco e leggo quanta forza e quanta dignità e quanto coraggio c'è in questo percorso. Grazie a Sara, anche voi mi avete insegnato tanto. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Sia lodato Gesù Cristo. Non lo so per quale motivo, ma mi sembra che sia una specie di appuntamento quello del 21, del 20 oggi, ma
una specie di appuntamento nel quale io mi devo, mi confronto con me stessa. Lo faccio sempre, lo faccio tutti i giorni. Ringraziando al cielo continuo a ritrovarmi sempre Sara. Però è anche vero che questo è un tempo strano, è un tempo balordo, nel vero senso della parola. E non voglio dare colpa a cose altre, come per esempio questo discorso della pandemia. Non lo so quanto tutto questo influenzi il nostro cammino. Io credo che, tristi a dirsi, siamo poco influenzati dalla condizione particolare del Covid. All'inizio, proprio all'inizio, quando abbiamo avuto questo prospettare questa cosa della chiusura, ci dobbiamo mettere tutti quanti chiusi in casa, e ci siamo ritrovati in famiglia, in quattro, noi quattro, ci siamo guardati, tutto sommato guardavamo, ci osservavamo per vedere se eravamo in crisi, ma noi in crisi forse non eravamo. E ci siamo detti che probabilmente la prova della nostra vita è stata così forte che nulla poteva ulteriormente, oppure metterci in crisi. Un virus ci isola, ci allontana, poca cosa. Ci vediamo con i WhatsApp, ci vediamo con i video. La lontananza è molto altro. E quindi stiamo continuando a vivere, però forse si insinua comunque. Entra comunque nelle nostre vite questo senso di strana solitudine, questa mancanza di contatto. In fondo, noi ci siamo anche detti sempre che il contatto che ci avete fatto arrivare sempre, la presenza costante e quotidiana, è stato per noi una forza gigantesca, no? Veramente forte, e che non smetteremo mai di dirlo. E allora io considero queste cose, le prendo tutte, sono in gran confusione, lo ammetto, sono veramente in confusione, perché non è facile, perché guardare la situazione in cui ci impone il Covid di stare è un guardare molto vicino e non capire. Io normalmente cerco di guardare molto lontano e non capisco comunque. E quindi è strano perché non ho la dimensione, mi sento fluttuare, mi sento strana, molto strana. E ho trovato in questo libro una cosa che mi racconta bene. Questo è David Grossman, non è una persona qualunque, è una persona eccezionale. E anche lui ha una grossa sofferenza perché ha perso un figlio in guerra. E dopo vari anni inizia a scrivere questo libro, dopo 5 anni, e racconta in maniera molto frammentata, perché non è facile mettere insieme i pensieri, secondo me è veramente complicato, e dare una fluidità al pensiero di un genitore che ha perso un figlio è follia. Comunque dice una cosa bellissima, a un certo punto lui dice alla moglie: basta, me ne devo andare a cercare. Devo andare laggiù, devo andare a cercare mio figlio. E la moglie dice: no, fermati, dove vai? Laggiù vanno soltanto i morti e quindi non puoi trovarlo, non torna nessuno, ci vanno i morti. E lui dice: no, io devo andare e devo andarci da vivo. Dice: ma come ci andrai? Io ci andrò da vivo, ma non tornerai. No, forse lui si aspetta che andiamo a trovarlo, forse non capisce come abbiamo potuto rinunciare a lui così appena ci hanno avvertito, ci hanno avvisato. E quindi va e incontra un sacco di gente ed è quello che sta succedendo a noi. Credo che anche Francesco e Stefano, penso che se ne stanno accorgendo di quante persone sono nella stessa nostra situazione. Quanta gente ha perso figli,
quante persone hanno perso cari e siamo tutti nelle stesse condizioni. Ognuno fa qualcosa e cerchiamo sempre di fare cose eccezionali, perché fare cose eccezionali significa non rischiare la rassegnazione muta, silenziosa, inutile, che cancella completamente il senso della nostra vita e in qualche modo della vita di Sara, perché noi cerchiamo un legame tra noi e gli altri. E allora voglio leggervi soltanto questo pezzo e finisco. A un certo punto lui è lì che dice una cosa bellissima, dice: il primo anno ti chiamavo per nome, con il vezzeggiativo della tua infanzia, con una forza che non avevo, in una specie di follia, rischiando anima e corpo, riversavo in quella breve parola agognata tutte le polveri magiche, il calore domestico, una distaccata serenità, una consuetudine, una specie di indifferenza. E poi buttavo lì, come per caso, il tuo nome. E pensavo, se farò le cose in maniera straordinaria, speravo, farneticavo, non potrai non reagire a questa semplicità che travalica mondi e confini. Ti materializzerai in un battibaleno, eco della mia chiamata, come una piccola alta marea che sciabborderà da giù nell'essere. Questa sarà la tua risposta naturale e concreta, come ispirare e risposta all'inspirare. E poi dice, no, com'è possibile, bimbo mio, che tra tutte le parole ce n'è una alla quale non risponderai più? Dall'esterno dei suoi pensieri c'è una risposta che mi piace molto, moltissimo, e dice, ma dov'è laggiù? Dov'è questo laggiù verso il quale quell'uomo cammina? Chi crede poi che esiste qualcosa del genere? Esiste un laggiù? Forse laggiù è già qui da un pezzo, e forse noi siamo un po' laggiù da quando ci è successo. Forse laggiù è sempre stato qui e noi non lo sapevamo. E se è così, allora forse anche lei qui con noi, in ogni momento. Immagino.